diciamo non valutare. Allora, esercizio 1. Diamine, ne abbiamo fatto uno praticamente uguale il giorno prima. Lo schema dell'esercizio del giorno prima funzionava veramente. Che avevamo il testo, lo ricordate, suppongo, spero. Avevamo query answer tree, query request tree record, come facciamo prima, int type. E poi dovevamo andare a implementare la request T procedure entry, get query int I int star type. E poi abbiamo, ecco, se io scrivo double e f e scrivo d uguale seno di square root di f, ok? Venga lei un attimo e mi scrive la sintesi della funzione seno. Faccio finta di implementare la funzione seno e mi scriva come se cioè deve sentire vicino la funzione seno, la testata della funzione, come la scriverebbe? Cosa la scrivere su quello di più? Un dato, sì. Quindi dato sì. Argomenti della funzione. Poi quindi diciamo un dato. Poi devi andare a nome della rete. Ok.
E a questo punto, answer P, answer the answer, che sarà il valore a quale verrà sostituito l'output di hand. A questo punto ci sono vari metodi. Io userei il metodo che ho usato nell'esercizio che ho fatto il giorno prima, ripetiamo, ho fatto il giorno prima questo. Comprimo un po', in modo che qua non ci sia. Definisco una struttura LM in cui metto vari campi. Posso mettere la request, request rect, poi sicuramente metterò la variabile condizione sulla quale si deve aspettare. Condition oppure ok reply, potrei mettere la risposta. Io mi ricordo anche che avevo messo la risposta e qualcuno di voi ha detto: ma puoi usare la signature? Perché non c'è detto, ma sì, dai, si può anche fare. Quindi sembrava che fosse stata comunicazione, tutte le cose esterne facevano sembrare che ci fosse un canale comunicativo tra me e voi. Intanto proviamo così. Allora, la query ci saranno due condizioni, due blocchi. Il primo è del server, che quando non ha richiesta deve fermarsi ad attendere una richiesta, e io non potevo farlo in due modi diversi. Dire tanto, perché non era ben specificato, tanto in realtà se c'è una richiesta, se c'è almeno un sacco di video, quello della sua specifica può prendere una richiesta qualsiasi. Oppure, più precisamente, uno dice se è leader del server del mio tipo, io ne sveglio quello, se no ve ne sveglio uno praticamente a caso, se ce n'è un altro libero. Oppure uno può dire, risveglio sempre quello del mio tipo, se non è libero quello del mio tipo, mi aspetto, quindi è la mia efficiente. Facciamo quella la soluzione migliore. Per la soluzione migliore dobbiamo avere un array di condizioni, una, siccome dobbiamo risvegliare o questo o quello o quello o quell'altro, ovviamente abbiamo bisogno di un array di condizioni grande come il numero dei server. Quindi ok condition, ok server, yeah. E mettiamo già anche che ci serviranno in due modi diversi un vettore che si tiene conto di qual è la richiesta che sta attualmente gestendo quel server lì come puntatore di output level. Quindi se è null vuol dire che quel server è libero, deve stare o libero o sta gestendo la richiesta. Quindi guardando quel vettore abbiamo più informazioni: qual è la richiesta che sta gestendo, e ecco l'altro campo qua che serve sicuramente type, che serve, dopo lo vediamo. E a questo punto struct lm server di n, che sono quello che sta gestendo inizialmente tutti i nodi, e poi avremo bisogno di q of lm q. Quindi q è una coda di struct lm che avrà le solite chiamate aq, deq, anq. Allora, quando qui vi avevo anche detto nella spiegazione che una tecnica molto carina è quella del
stesso verrà bloccato fino a quando quell'altro non ha risposto. Quindi sullo stack del processo che è chiamato la query, questa informazione sarà lì, e quindi possiamo accodarla, disaccodarla, guardarla, cesserà di esistere nello stack quando esce da questa funzione, ma quando esce da questa funzione non serve più perché ha già dato la risposta al chiamante. Quindi l.rec uguale rec, l.type non so se serve uguale type, forse no perché ci sarà l'indice, però male che vada poi lo togliamo se serve. E poi che cosa facciamo? Visto che abbiamo la ok serve, possiamo sono riuscito in due modi diversi, quello che sto ragionando. Scriviamo più dichiarativo in modo if serve L di type se il mio server non sta facendo nulla, cioè non sta gestendo nessuna richiesta, allora no, e allora errore. Prima di fare questo devo fare qd.type.enq ed n, se no se sveglia il server prima di averlo accodato non sa che cosa disaccodare. Quindi if serve l di type uguale nulla, ok server di type punto signal else, e qui è quella parte che se non si metteva si ipotizzava un'altra interpretazione del testo. Quindi qui se il mio è libero sveglio il mio, e se il mio non è libero, visto come ho fatto l'esercizio, si può pensare di svegliarne un altro che non sta facendo niente, visto che l'altro che non sta facendo niente avrà una coda diversa dalla sua, non vuota, e gestirà questa richiesta. Quindi else if estivo search item server n uguale search item server di server, e questa è la divisione politica dei meccanismi, cioè qui ci sarà una funzione che decide se c'è un server libero quale assegnarmi, deciderà poi qualcuno come pare, però se maggiore o uguale a 0, poniamo che dia meno 1 se non ce n'è nessuno libero, ok server di stavolta n piccolo, che è quello che restituisce questo punto signal. Quindi se il mio libero, oppure si poteva anche dire faccio, potevo anche lasciare solo questa parte qua e dicevo search item server fatto in maniera che se il mio è libero mi dà il mio, se no mi dà un altro libero, ok? Perché tanto se non serve io ho la scelta di dare classe alla corpa, e quindi continuiamo qua. A questo punto è accodato n più più abbiamo accodato
qualche altro anche meno attenzione. Per la risposta potremmo usare una sola variabile. Una sola variabile ASO, perché quando il server gestisce la richiesta, anzi chiama la reply, quando il server chiama la reply, sicuramente il richiedente è fermo su questa way qua. Quindi per signal user, quando io do quella signal, immediatamente fa anche questo. E possiamo recuperare, quindi possiamo scrivere semplicemente return answer. Volevate fare una cosa diversa, mettevate qui il campo answer, che era quindi ne mettevate, era forse più occupava più memoria, ma era più bello dal punto di vista estetico. Questa richiesta che è qui nello step del chiamante contiene anche l'accendente dove andare a mettere la risposta. Quindi mi hai messo la risposta e mi hai dato la segna. Se volete, alternativa return l.answer. Scusi, ma in realtà su che cosa? Cosa? La reply è fare quello che vuoi. Reply per poi procedure entry. Chiesa. No, scusate, qui sto continuando quello. Perché la reply è quella più corta da scrivere, allora non spero che la vai a cercare perché su lei non si legge. Ok? Infatti questo facciamo un esempio più chiaro. Okay. Allora andiamo a vedere cosa fa questo benedetto server. Questo benedetto server getQuery. If QD e punto empty se vuoto, cosa facciamo? Un altro if type, no, l'abbiamo già t, anzi scriviamolo direttamente là, if start type va bene, non importa, if choose type di come si chiamava? Servel. If choose type server, questo cerca un tipo, mentre quello cerca un server idle da risvegliare, questo cerca un tipo, quindi cerca se ce n'è un altro che ha la coda diversa da vuoto. Uno dice ma potrebbe anche essere quello stesso, non importa, per questo non sceglierà mai i perché abbiamo già considerato che i fosse la coda di i è vuota, quindi non sceglierà mai i, però minore di 0, quindi non c'è il mio ma non ce ne sono neanche altri e allora non so cosa potrò fare, mi devo fermare e quindi per fermarmi faccio ok server d.wait, mi fermo e attendo.
else? No. Quando mi risveglio devo ricalcolarlo, perché non lo so se è quello, quindi if QD.empty, cosa faccio? If QD.empty start type uguale a choose type di cervello, e a questo punto sono certo che non sia vuoto, perché se mi hanno risvegliato mi hanno risvegliato perché in qualche coda qualcuno ci hanno messo. Else start type uguale i, anche qua else start type uguale i, perché se già era vuoto all'inizio start type è mio. Si poteva semplificare dicendo che facendo una choose type che prendesse come input due parametri, i e cervello, e fosse la choose type che diceva se è già pieno il mio scelgo il mio, se no scelgo quell'altro. Ok, comunque a questo punto siamo certi che abbiamo in start type il tipo da gestire e c'è almeno una richiesta, o l'abbiamo aspettato o ce l'ho già. A questo punto mettiamo cervel di i, il mio come gestore i, anche se sto gestendo il tipo 4, se io sono il gestore 2, io gestore 2, sto gestendo la richiesta q di start type punto the Q. Tolgo la prima del tipo che ho scelto di gestire e dico questa la gestisco io, gestore io, insomma. E a questo punto non mi resta che fare return cervello di puntato, sarà un puntatore, puntato, come si chiama? Rec. Perché a questo punto abbiamo la richiesta e restituiamo la richiesta. Reply cosa fa? Reply answer uguale answer, cioè questa è la variabile parametro locale, questa è quella globale, oppure l'alternativa per l'altra, se volete l'altra answer t answer, in alternativa che come entrato sarebbe l serve l i punto answer uguale answer, cioè, perché voi lo sapete qual è la richiesta che state esistendo, la mente nell'elemento del gestore che è qui, e a questo punto fate cervello di i punto con punto signal e cervello i uguale null, perché adesso questo server è libero, dato la risposta. Ok? Quindi questo si può semplificare facendo un if q
type uguale come cavolo si chiama choose type 2 i serrel ok server di scusate if questo minore di 0 ok server punto questo e qua si può mettere un while comprerò un commento che dice che questo while è al massimo eseguito due volte, una per fermarsi, una per sbloccarsi, non è un while di quelli che veramente ciclano. Con quale? Questo? Allora, io quando il mio cliente fa una query costruisce un elemento di tipo L, che è la richiesta, e l'M. Questo elemento, da prima, pensatelo come un vagoncino di un trenino Lima. Da prima viene messa nella coda delle richieste, anzi, nella coda del tipo. Poi ho un vettore di N elementi. E quando assegno la richiesta al server io stacco il vagoncino e lo vado a mettere qui che ce ne sta una solo di vagoncini e al serveriesimo dov'è che ho messo la getQuery qui all'elemento riesimo metto la richiesta che è in corso di gestione, ok? Quindi qua, se qui c'era la richiesta R1 era qua, R1 non è più qua ma è qua. Ma nella richiesta, in quel campo richiesta, cosa c'è dentro? C'è la richiesta, c'è una cosa così. Ok, fly. Ecco che era l'errore. Dov'è la query? Infatti, ho usato forse da questo per poter. C'era il nome. Ok, si chiama ok, reply, lo chiama con. Quindi è lì e lì c'è anche la condizione per risvegliarsi. Ok? Ma era molto simile a quello che avevamo fatto insieme. Vi ricordate che c'era la struttura, c'era il campo, sono rimasto stupito. Allora, passiamo all'esercizio 2. Ah, qui stavo finendo una cosa. Questo, vedete questo, se si fa in questo modo, si dice, proviamo a cercare tipo, choose type 2, se trova già che c'è una richiesta, non server, ma deve controllare le code. Più la vettore di code. Se trova già che c'è una richiesta sulla mia coda, mi dice, mi risponde I. Se invece ed è una cosa praticamente questo codice espanso se invece trova deve solo guardare delle code è vuoto o piene e allora se la mia è piena dico lì se no ne vado a cercare un'altra quella più lunga e dico mi do l'indice di quella più lunga ok questo è la stessa cosa si poteva fare qua al posto di questo codice qua mettere un if search idle server 2 che stavolta i
uguale maggiore o uguale a 0, ok, serve n punto seno, cioè al posto di quelle cose si cambia la funzione, si mette alla ricerca il mio non è il mio dentro la funzione sequenziale imperativa. Ci siete? Questo è l'esercizio 1. Andiamo al 2. Il 2 vi chiede di fare della cripta secchio LIFO o LIFO, come si voglia, con dei semafori. Come si fa? Anche qui l'ordine non è quello del semaforo e quindi occorrerà fare cosa? Si vuole una struttura dati LIFO, quindi una pila per esempio di semafori privati. E lì potete o pensare di avere il semaforo privato, come fanno alcuni autori, quindi un vettore indicizzato dal vostro cantiere, in cui dite quello è il mio semaforo, oppure un allocatore dei semafori. Dire adesso mi serve un semaforo, faccio il mio semaforo, come volete. Però io mi ricordo, mi pareva di essere buffo, ma a quanto pare non lo ero abbastanza, io vi dettai un documento, un decalogo, no? Ve lo ricordate? Che vi ho dettato un documento, e qui ne dovrei avere una copia, aspettate che la tiro fuori, ecco. Articolo 1, no, dopo servirà anche la 1, è il quarto punto. Quando si usano i semafori, ogni accesso a variabile, strutture e dati condivise va effettuato in mutua esclusione. Ok? E ve l'ho dettato. Se voi teneste sotto questo, e prima di consegnare faceste tic tic, questo sì, questo sì, questo non si apre, questo sì, evitereste dei guai. Quindi la prima cosa che si fa per risolvere un problema di questo tipo è, prima ancora di pensare, mutex p, perché se non fate questo ogni volta che scrivete più uno a coda, disaccoda, non ha senso, perché vi ricordate prima lezione sulla concorrenza, io e mia moglie andiamo in due banche, uno versa e l'altro leva. Mutex P, e qui dobbiamo implementare l'info CS enter. Allora, if CS if cosa si capisce meglio? Se non è libera, mi devo fermare. Allora come faccio a fermarmi? Facciamo quella più semplice col vettore dei semafori privati. Allora cosa faccio? Stack.push getPet. Metto, dico, ci sono anch'io ad attendere, però mi metto in uno stack. Poi devo fare mutex.v, perché se mi fermo dentro un'altra voce del decalogo, bloccarsi all'interno di una muta esclusione è deadlock, quindi prima di fermarmi devo uscire dalla muta esclusione. E prima nicket pit
punto P. E qui mi fermo. Else logex.mu. E perché else? Perché la maniera più comoda per risolvere questi esercizi è il passaggio del testimone. Quindi, per fare else print uguale a 0 e mutex, cioè devo dichiarare anche che la mutex, okay. Lifo exit sono sempre void queste. Cosa fa? Fa mutex p. Non si parla nemmeno senza aver messo questo. If stack.empty free uguale a 1, il valore iniziale ovviamente è free è uguale a 1, il valore iniziale è lo stack è vuoto ovviamente, scriviamo è vuoto. Allora free uguale a 1 mutex v, quindi se non c'è nessuno che attende quando esco dalla critical section dichiaro la critical section libera e non ho altro da fare, altrimenti lascio la critical section occupata. E che cosa faccio? Faccio p uguale stack pid uguale stack.cop. A questo punto faccio priv di pid.q, ma non ne metto free uguale a 1 perché era occupata, rimane occupata, e neanche rilascio la mutua esclusione perché questa p no, c'è una cosa che non torna sulla mutua esclusione perché no, la devo rilasciare sia qui perché la devo rilasciare perché è la mutua esclusione del colon, è la mutua esclusione della mutua esclusione, quindi anche qua mutua esclusione. Quindi non c'è bisogno di passaggio del testimone, la. Però qui sì, qui non serve perché la rilascerà, no, la rilascia qua in botteghe, no. Fai un secondo, qua non serve perché l'ho già rilasciata, qui mi parte sicuramente questo perché l'ho nominato, sono a posto perché entra esce. Sì, ora posso rifare. Ma era proprio di cancellare l'altro modo di scrivere questo che facciamo. Cosa? Si chiama l'index su modo. Sì. Ok, me ne sono qua. Va bene questa soluzione? Arriviamo all'esercizio 3, che è l'esercizio più difficile da capire e più facile da fare. L'esercizio 2 prima di avere chiamare la exit, cioè non lavoravo il processo per volta e quindi nella exit mi serviva l'esercizione perché c'era sempre solo uno e la exit. Il problema è nel momento in cui io vado a cercare la stack ce n'è uno, ma quanti sono i processi che possono accedere a mettere a tentare di mettere processi? Quindi questa push con questa app, questo è l'unico processo che sta controllando se vuota la coda, ma qui ci sono 20 processi che stanno contemporaneamente tentando di entrare. È una struttura dati condivisa,
non può accederla se non ha prima una mutua esclusione in mano, perché può darsi che sia vuotino perché ha messo due puntatori a posto e due no, no? Tutte le strutture vanno accedute in questa esclusione. Allora, abbiamo questa joint plate che praticamente l'idea per fare messi spazi, per fare un CSM, era quella di passare un token. Quindi uno quando attaccava la canale scopriva se è il primo, se è il primo poteva entrare. Se ne arriva il primo vuol dire che è il secondo, il terzo o un altro ancora, quindi c'era uno che usava la costruzione. Questo che usava la costruzione alla fine, quando usciva dalla conclusione, semplicemente poteva mandare un messaggio sul canale. L'avrebbe ricevuto il primo in attesa e quello diceva, ah, è il mio turno. Se non c'era nessuno in attesa, il messaggio andava, o meglio, veniva messo nel canale, però non c'era nessuno. A quel punto, dopo poteva fare la leave delete, veniva cancellato messaggio sul canale, canale con messaggio chiuso. Quindi, la cosa che potevamo fare era CSS n uguale channel join create. Viene da cuore a caso una costante if m maggiore di 1 channel receive a
parte scusate, una cosa così, prego la sole. Io non ho capito perché un sacco di gente inverte la TH finale della lunghezza. Se dice length, alla fine c'è il TH. Length. E ovviamente la SIM che ha una EI è quello. Allora, mutex ve l'ho già detto, quello ve l'ho già detto. Poi che cosa c'è? Ah! Busy weight, quando avete le semaforate, busy weight all'interno di un costruzione. Se non mi fa una cosa del genere, ovviamente è come se non ho capito. Ancora una volta c'era un mercato, cioè almeno una persona, praticamente due che hanno in un codice, c'è cioè, un intero programma, uno in particolare. C'è un programma in cui c'è un semaforo, un po' curioso, però questo unico semaforo ha solo una B. Non esiste nessuno a B. Ora, non capisco come faccia questa persona a pensare che quel programma possa mai avere un risultato positivo. Variabili mai modificate che hanno un nome significativo, ma non è che siccome si chiamano numero di processi, miracolosamente mantengono il numero dei processi, da qualche parte dovrei incrementare e decrementare. Vabbè, parametri di input e di output, il type di prima, che uno leggeva dal type, ma i erano i parametri di input e type era quello di output. Una persona ha scritto una cosa del tipo buffer di uguale processo. Cosa fosse questo processo se non si capiva e non era identificativo del processo. Ah, ecco un'altra cosa che mi cercavo una questa. Se voi usate dei semafori, le primitive che potete usare sul semaforo sono P e V. Basta. Non è che potete scrivere, non potete scrivere se il semaforo si chiama S, if S maggiore di 4. Perché il valore del semaforo non si può ottenere dal semaforo. Il semaforo non ha nella sua interfaccia, e se vado a prendere, se non c'è, lo dobbiamo aggiungere. Le code dei semafori, delle variabili condition, dei messaggi sono strutture dati private e non sono accessibili. Qui, allora, penso di aver aggiunto anche il valore, mettiamo così l'anno prossimo il valore. Poi ecco, su questo qua c'è stata una persona, pantaloni blu e cesso, c'è stata una persona che ha messo i pit in una pila, però poi avevo solo semaforo. Non è che se uno manda un output su quel semaforo, però in una struttura grande separata gli accodati nell'ordine giusto, poi meno ritagliati nell'ordine giusto. Perché? Per favore, se no, però fa il suo verde. Quindi, di fatto, questo esercizio era una intersect normalissima che in più da qualche parte aveva il conto dei processi in ordine laico. Poi, vabbè, cose... Va bene che non bisogna ricordarsi le sintassi a memoria, ma se usassi una sintassi serve C. Poi io per davvero non si scrive N in più, ma qui ci vorrà
mentre chi vuole essere adesso le Iene, perché vuole essere le Iene di sera, a parte quel servizio simpatico su quello che mi dice il piatto naturale spento nel passo del studente, fa così, basta solo un white shark o qualcosa più specializzato. Però devo dire che vi ho pensato, ma non vi ho pensato su quello, vi ho pensato quando ho pensato con che ho guardato sconvolto questo. Pensavo che ho scritto su come rispondevano quelle persone. Non è molto lo sentiero. Allora, Deacon Streaming, e poi ho anche i voti, però siccome io devo mandarmi, non valutare, perché chi è presente se prende il compito vuol dire che è valutare. Aspetto fino a mezzogiorno, se c'è un elemento di non valutare entro mezzogiorno per chi è assente, da chi non ha visto il compito, se no uno dice non è pari. Uno vede il compito, vede che è andata male, dice non valutare il problema. No, che avesse il compito per valutare. Chi invece ha sede è il mezzogiorno, invece chi non avesse il compito non valutare, o se no risulta valutare. Ok? Allora facciamo così, che siamo presenti e vi chiamo e o vi dà compito o niente non valutare. Cioè, famiglia Rossi? Cioè, va o no? Ok. Good mic? No. Taglio? Si può vedere lo stesso, la sua reazione? No. Anche se uno non si andava... Comunicando su questo è... può creare perché l'unica implementazione è creare disparità di trattamento qua su dentro. E lui dice che sì, dico come valutare e poi dopo guardo il conto. Sì, sì. Secondo voi c'è qualcuno che può lamentare questo spostamento del mezzogiorno? Cosa? No. In modo che mi confermate. Allora, lancio, cioè pannello, aspetta, no. Veronese, fermi, sigla di canto non valutare. Bravi. Gilli a buono non so e la vuole vedere? Sì, sì. Non mi consegnate se mi avete distratto. Allora ce l'hanno Rossi, Burma si chiama che è il compito di mano, veramente Rossi da io che mi avevo segnato Berardi e però non ho più un po' come? A fai per qua è il mio sbaglio di qua però ma lei come vuole essere chiamato? No. Allora, ma la prova c'era, non valutare e vedere, si vedere. Dagli estremi, gli cibi,
zanzara, meluca, non valutare. Corresponde
si va nella parte del giorno, la fine di lista, se ne mette tre, si va nella fine di lista, o c'è la successiva, così. Se uno di questi file è sospeso una directory, il fatto che sia una directory è un flag all'interno della directory che lo contiene, semplicemente un file dati maledetto ci saranno dati strutturati con nome di file, blocco di inizio, per esempio, continua. Quale numero? Quale vuole del 13 giugno? L'uno, questo qua sul file system.
Ma non ho capito perché questo si chiama uno e non questo. Ok. Abbiamo una un buffer di 16k gestito con il metodo delle buffer list e un'unità di allocazione minima di 1k. Ok. E quindi si vuole una sequenza di operazioni che possono avere 8k libri frammentati in 8k. Ma a dire il vero questo portava anche alla soluzione banale. Io carico 16 moduli che prendono un k e poi faccio l'array moduli, cancello i moduli alternati. Non li ricomparla? No. Ma che cosa sono già state allocate? Sono state allocate. D'altronde, dove si usa la parte destra? Nel carry, per fare una volta che il carry l'ha limitato con gli indirizzi e quindi ha dei dati perché quello magari è un driver di una periferia, di una serie che avete attaccato al volo, la telecamerina per fare, non so, chat. Una volta che l'avete, non è che può dire a tutti quelli che hanno dei puntatori, no, no, cambiamo tutto, spostiamo, non sappiamo, dovrebbe andare a correggere tutti quelli che si mettono per cose. Quindi per quello uso il batterist, per avere un mezzo di flessibilità, ma sprecando con le spalle. Questi blocchi di libri di autata sono, non è che sono blocchi di libri, sono comunque i ministri sui blocchi di autata. Sì, quindi se poi arriva la limitazione, se arriva un modulo che ha bisogno di un capo, il termine per dire non ci sta. È il concetto di frammentazione. Ok? Ecco. Come si rappresentano gli altri sotto di un fatto? Una volta abbiamo presentato. Non mi ricordo se a me è sotto di un po' perché abbiamo fatto un fatto che non è niente proprio. Dovrei provare a fare un interato su un fatto che dice non sono fatto. Se sono già sito personale, non è un fatto. Che sia una fine. Probabilmente si voleva che dicesse che questo non si può fare. Nell'ultimo esercizio c'era volutamente un anello simbolico che c'era fatto, ma l'anello simbolico era poi, cioè puntava a c'era una cosa da presente, quindi puntava, non c'è più la stessa neanche l'anello simbolico. Allora, ci sono nel TFS un fatto sul abbiamo uno scheduler non-robbing, sì, che alterna due processi che a loro volta hanno due thread ognuno che si alternano in due maniera non-robbing. Posso parlare di questo? Sì, sì, se ricordo bene, il 15 giugno del 2007. La cosa che più quando fa. Parliamo di thread, sì, abbiamo applicazione di tutto il cuore. Di cosa? Dovrebbe essere 15-6-2007 2007-15-6 quindi sicuramente quell'anno non era mio il test. Il 2007 è stato un anno, vediamo, 6-15 quello. Sì, sì. 2007 è stato un anno veramente un disastro. Tra l'altro sei venuto in dipartimento,
scoprirete che da ieri pomeriggio il seminario a pian terreno del dipartimento si intitola Seminario Nadia Busi. Nadia Busi, mia collega, mia ex studentessa quando ero assistente, è morta il 5 settembre del 2007. Quindi anch'io quell'anno lì ho avuto anch'io guai miei di salute in famiglia, quindi è stato un anno un po' così. Allora, vado a leggere anch'io perché ok, un sistema operativo supporta multithreading secondo il modello many to many, cioè un unico scheduling kernel space che alterna l'esecuzione di processi secondo le politiche round robin con un quanto di tempo di 5.000 secondi. Ogni processo implementa in user space un proprio scheduler che alterna l'esecuzione di thread secondo la politica round robin con un quanto di tempo di 2.000 secondi. Ok, allora. Un attimo che quarto. Sì. Di per sé nel primo pezzo è abbastanza semplice, nel senso che i primi 4 millisecondi diciamo che parte T1, quindi T1 fa. Aspetti che tento di dimostrarlo ai suoi colleghi. Ok, quindi parte processo 1, ha una compute iniziale fuori dai thread di 4 millisecondi e la fa sì. Qui. Quindi diciamo T1. E poi c'è il controllo a un primo thread che inizia a fare il primo millisecondo, il T1, diciamo, il primo millisecondo del suo. Scriviamo T11. T11, okay. Perché il primo indice è quello del processo. Okay. In questo caso voi avete che lo scheduler del kernel alterna i processi e i processi al loro interno alternano il thread. Ok? Poi lo scheduler passa il controllo al processo 2 che farà più o meno la stessa cosa, 5 millisecondi della sua per 4 millisecondi, poi farà per 5 perché la compute del P2 è moltiplicata per l'indice del processo, cioè. Quindi li usa tutti. Sì, quindi la compute del processo 2 sarebbe 8 millisecondi e si prende tutto il time slice. A questo punto siamo ancora in sospeso, torna al processo 1 che ha lasciato in sospeso un time slice di 2 millisecondi per T11, glielo ridà, T11, finisce il time slice di 2 millisecondi, altro time slice di 2 millisecondi, quindi lo chiamiamo T12, l'altro thread lo chiameremo T12. Sì. E poi di nuovo torna al c'è qualcosa che non mi torna. T11 doveva calcolare per 4 millisecondi. Sì, quindi 1 millisecondo, 2 finisce il suo primo time slice. Ah, perché è un time slice di 2? Sì. Sì. Okay. Di nuovo l'altro thread e poi qua va a finire la sua computazione. Sì. Il mio primo dubbio era, però penso sia una questione di scelta dell'esercizio, sì, di mantenersi coerenti. L'input output, perché deve fare una... È contemporaneo alla fine del time slice. Quindi inizia qua. Sì, io lo farei iniziare lì. Comunque l'importante è essere coerenti. Okay. Bisogna fare in modo... quello nella realtà non succede, sì, perché mai. Perché o c'è prima l'intero o c'è prima l'intero. O il primo entrato. Ok. Scegliendo l'altra cosa si verificava una situazione un po' particolare, nel senso che appunto T1 si sospendeva qui. Sì. Qui riprendeva, qua si svolgeva l'altro processo che faceva per 3 secondi, finiva la compute iniziale e poi partiva il primo thread. T2-1. T2-1 che comunque faceva la okay. Ecco, qui cosa succedeva? Che appena si svegliava partiva l'input output. Ah, non per il fatto che il processo doveva dare il time slice all'altro thread, perché l'altro thread... Poteva anche fare quella cosa lì. È tutta una questione di scelta. È una questione di scelta. Il mio dubbio era partiva T2 perché era il suo time slice, finiva la compute, partiva la read di T2 e solo dopo T1 poteva riavere se l'unica cosa, per esempio di coerenza, se qua non parte la read, sì, qui non parte la write, ma parte la read. Perché diciamo che comunque T1 si era messo in attesa. T1 si era messo in attesa, allora vuol dire che prima che slice, quindi dovrebbe partire T1 e fa la read.
Anche se diciamo è finito il T2, però non è finito, cioè avrebbe ancora un millisecondo di torto di time slice, perché ne avrebbe due per sé. Sì, finisce la computer e in teoria il T2 può dire io comunque facciamo una cosa più semplice. È meglio fatto. L'altra cosa che bisogna, con la domanda che avrei fatto io da studente davanti al test del tema, quella di dire viene gestita la concorrenza dell'operazione di risultato del trading. La domanda è, la rete è un'operazione bloccante? Sì. Se non c'è una libreria capace di fare in modo che durante la rete si possa fare altre cose, il processo in quanto tale, quando fa la rete, blocca tutto il processo. Non blocca un fare del processo. Ok? Quindi io avrei fatto la domanda al docente in aula dicendo, ma la rete come le write, l'ispirazione di contatto, come la consideriamo? Come bloccante del processo? O c'è una libreria che ci consente? Come sono fatte le librerie multitrading a livello utente? Quella rete viene modificata e diventa una rete non bloccante, viene fatta partire l'operazione di rete, l'inizio e l'imputato asincrono. E se si fa mandare un segnale quando la rete finisce. Ok, quindi a livello root c'è. Cioè, però quella rete deve essere implementata dalla libreria di multithreading come operazione fatta apposta. Bene, due cose. Quindi dipende da come il thread gestisce il thread a livello utente, cioè se è un thread per un thread o un thread per un solo thread. Allora, il thread si sa sicuramente come gestisce il thread a livello utente, non lo gestisce. Non è gestito il thread. E non so perché il discorso che hai detto. Ma il thread non gestisce il thread a livello utente. Deve essere la libreria a livello utente che implementi delle funzioni di input-output non locali. Il kernel semplicemente riceve al posto della read, ma riceve una libreria, riceve una read non bloccante, quindi la read tenta di farla passare, ma riceve se non ci sono dati disponibili, non ci sono dati disponibili. E quando poi verrà completata l'operazione, che ci sono dati disponibili, arriverà un segnale e sarà la routine di la libreria che implementa il thread a livello utente a, come fa il kernel con i processi, a dire questo thread è diventato page e quindi non c'è un particolare. Ok, l'ultima roba te lo chiedo. Se diciamo che un processo duri molto meno dell'altro e quindi ad un certo punto già a metà dell'esercizio un processo libera un po' time slice, il time slice viene riassegnato all'altro processo o viene sprecato? No, mai viene sprecato. Cioè ah, okay. I time slice vengono, se siamo in round robin, vengono assegnati a chi ha delle cose da fare. Quindi se il processo è da tre diventa due, okay. Si guarda ogni volta che lo server è, viene chiamato, guarda la coda rete e vede un certo coda rete. Non è che vengono allocati, cioè diciamo in l'unico caso in cui vengono allocati in maniera più statica sono sistemi area time che chiamano in alcuni casi spesso quando si fanno delle area time si chiamano con colore, si fanno le allocazioni statiche, un po' come ha fatto Rubini nel suo esercizio del sistema operativo in due ore, ha fatto tanto. Altra domanda? Prego. Succede che quella ai node rimane tale quale, ovviamente se ci sono persone fuori di questo. Il ricapto, come vedete, ha uno, quello i-node
quella node lo inserite come file nella directory lost key found e come nome, secondo me non ha più un nome, il nome è shard, aspetta, la cartella, la faccio adesso, e il numero della inode. E al dopo il blocco che punta, il blocco dati. I blocchi dati dello shard applicato. Quando è che succede questo? Quando per un qualche problema si è perso il punto di ingresso, si è perso il nome. Quindi voi mettete un file che contiene i dati, e lei magari il file corretto, quindi tutti i vostri dati sono morti, non sono cercati, però non sapete più cos'era. Allora prendete questa inode e gli date un nome. E questo nome è Barra. Lost found, però è la numero delle nomi. Quindi attribuite il ufficio un nome, in modo che poi il sistema amministrativo possa andare a guardare il profile, a vedere che dati c'erano e magari tentare di rassegnarlo alle persone. Ma prima di questo mi dice come si fa operativo, cioè come utente non riusciamo a recuperare il file. Se noi vediamo il file però non possiamo accedere.18 settembre 2009. Esercizio. Allora, si è data la memoria contro frame la seconda stringa di riferimento. Mostrare i diagrammi dell'algoritmo LARU e calcolare il working set di ampiezza 5. Perché un sistema dovrebbe essere chiamato Yeah.
sono due cose completamente quasi completamente scorrelate, la presa di testamento e l'uomo di e quindi vanno a parlare tanto perché hanno due scopi completamente diversi. La presa di testamento serve per decidere qual è su quale pagina a posto su quale parte cercare in memoria la pagina che ci serve. Dovrebbe essere un indicatore per la probabile crescita. E quindi qui quello che bisogna fare è lo stato del sistema. Ah, cioè lei mi dice se c'è un processo solo ed è di crescita, non so come bloccare. Comunque non posso indicare all'amministratore per dire guarda che hai chiesto troppo a questa macchina, non avrai prestazioni accettabili perché stai tentando di chiedere più di quello che si chiama prodotto in termini di memoria. Ok, quindi l'idea però nessuno le dice che quella stringa sia frutto delle richieste di questo processo, può essere realizzato da un insieme di processi che stanno lavorando. No, perché stiamo guardando come parallelo del nostro esercizio. Certamente quello che può essere a sapere cosa succede. Niente voleva farlo tornare su quello perché qui se voi andate a fare i conti, vedete quando quello che si vede. La cosa emerge, vedrete che dove il working set vi dà crescita, mentre peso, ok? Così si prende. E quindi serve far vedere come le due cose sono correlate, quindi quando il working set dice che la situazione è critica, avete le molte peso fatica, quando invece dice che la situazione è tranquilla, avete poco peso. Sì. E quindi in un certo senso vi dà l'idea di L1 e anche L1 come si combattono nella prima fase quando diciamo non so abbiamo prevalenti che sono state caricate il 2-3 abbiamo diciamo 3-3 e devo inserire un'altra pagina quindi hanno avuto un contatore 1 diciamo R non vi dà fastidio. In R non avete ambiguità MRU e LRU, potete avere ambiguità nell'LFU e MFU. Sì, perché quando caricate ABC, A, AB, ABC, quella che è prima, quella che è dopo è un ordine totale. Il problema è. In questo caso anche LFU non dà fastidio, perché vi ricordo l'errore tipico sulle frequenze è calcolare la frequenza come contatore. No, la frequenza è numero di eventi fratto numero fratto tempo. C'è sempre un denominatore tempo nelle frequenze. Quindi questo, se volete, a questo punto avete un terzo, un mezzo, uno, ok, però lo stesso non è detto che non possiate avere delle ambiguità. Ora provo se ci riesco a costruirne una ambiguità, per esempio un mezzo lo potete ottenere come 1 su 2 o 2 su 4. Quindi se qui avete A, B, B, C, A, proviamo. Cosa avete? Qui avete 1
uno su due, che avete proprio due squadre. Ok? E in questo caso, come risolviamo l'ambiguità, bisogna prendere una decisione. Ok? Avete ancora 8 minuti, 9 minuti per fare domande? No, dall'ultimo caricamento quando fate, perché se no è già brutto e cattivo così, che se una fase viene assoluta molto frequentemente poi non viene più assoluta la frequenza caricamento. Se addirittura andate a considerare gli accessi storici prima dell'ultimo caricamento, diventa veramente ingestibile. Ultimi 8 minuti, poi a parte il ricevimento studenti, le domande le faccio io. Ok, cambiamo l'onere della prova. Quello che vi chiedo per il compito di domani è di ragionare su quello che scrivete. Errori come quelli che ho visto nel compito qua non ci vuole poi tanto a domandarsi ma ha senso quello che sto scrivendo o no. Talvolta non mi comprendo perché vi lascio lì 3 ore, altrimenti tra l'altro farò la correzione subito alla fine del compito perché è una operazione dopo per la data. State lì 3 ore e cosa avete fatto in queste ore? Se avete fatto dei ragionamenti, prendete poi la penna e scrivete almeno cosa avete pensato. Perché 10 righe con 3 ore mi fa pensare che il resto del tempo non abbiate pensato. No, non si capisce perché si stanno solo 10 righe su quel foglio, no? Ok, allora domani vediamo di essere puntuali alla tematica per usare tutto il tempo che si può, speriamo che non ci siano altre gomme a terra o altre. Ah, una cosa ve la devo dire, che l'aveva detto anche il quarto. Vi ricordate dell'altro, quello che ha fatto Chemo, che ha fatto il trasmettitore televisivo con uno schedamicchio, che ha trovato l'approssimazione migliore di greco, che ha fatto il film che mi ha fatto un effetto, ne ha combinato un'altra. Proprio un'utenza di pochi giorni fa ha fatto un'intera macchina virtuale capace di fare tutto di Linux, fa tutto di Linux e tra l'altro funziona veramente bene, che potete lanciare anche un compilatore. Un esempio, se lanciate avete un programma che è un compilare da scrivere, la scritta tutta in JavaScript. Quindi in realtà è una pagina web con un JavaScript di 80k, scaricate la pagina e vi fa tutto dentro. Cosa? Sì. Questo è una persona, secondo me, quello dell'altro, nella